Ok. Ok, allora dovremmo essere qua, aver iniziato. Boh, un bel casino anche oggi. Oggi preoccupazione alta, sinceramente. Ok, occupazione alta e vediamo come si mette. Sarà un casino assurdo e si vedrà adesso. Ok, allora vediamo. Ok, allora, strategia oggi è difficile. Sarà un bel casino, sinceramente un bel casino. E vediamo. Perché non ho una grande idea di quello che potrebbe accadere. Lo conosco questo, allora io sinceramente questa è una classica parecchio selettiva, però sinceramente che sembra andare tutto bene in postazione, quindi non si dovrebbe vedere bene. Ok, tra poco si parte. Allora, sinceramente, allora questa comica ci mette veramente tanto a caricarsi questa tappa, però adesso mi sa che è il momento. Non si perde niente. E vediamo. Perché sarà un ben pedetto, sarà un bel casino questo. Oh cavolo. Allora, questa qua è una classica. Evidentemente. Parecchio. Tosta l'omloop. Parecchio. Diverse interpretazioni ci sono in questa classica, purtroppo. Purtroppo per noi. Diverse interpretazioni che non so quanto possano andare bene a noi. Questo potrebbe essere un problema. Vabbè, adesso questa roba sta crashando, non capisco come mai. Crashi. Che ci possiamo fare? Ok. Cavolo. Ok, quindi dobbiamo cominciare che ogni santa volta che succede deve sempre la stessa cosa. Ok, allora questo è un crash che mi ha dato fastidio. Boh, vediamo, dimmi che adesso si connetta. Questo in mente. Ok. Ok. Allora, vediamo che con un gran casino.
Boh, vediamo, c'è ancora gente che non è ancora connessa. Ok, allora, cavolo, questi qua. Ok, possiamo andare. Ok. E che manca? Manca Gabi ancora. Ok. Allora possiamo andare. Spero che possiamo andare. Appena l'ultimo della banda si connette. Possiamo andare. Ok, adesso speriamo che non crashi come da prima. Ok, perfetto. Adesso attenzione a non fare crashare sta merda, che se crasha di nuovo tipo tante di quelle bestemmie. Peggio che se vengo eliminato. Anche tra l'altro mi sembra che non abbia le grafiche. Tra l'altro, voglio dire puttanate, ma non dovrei neanche avere le grafiche, praticamente. Queste qua non mi piace neanche, diciamo, questa classica. Allora, boh, adesso in un... sarà un casino questa classica, sicuramente un casino. Io punterei tutto sul Paveavo, sul Pavista, col Bevelli che è 81 pavè, dato che i due move finali sono molto selettivi, infinitamente selettivi. E quindi c'è una selezione pazzesca. Io direi di puntare tutto lì. Tutto su quello. E si vedrà. Che è un bel casino, l'ho detto, eh. Allora, adesso c'è da vedere se finisci di segnare di porca troia. Se finisci di generare gli oggetti infinitamente. Ma si dovrebbe muovere. O quanto ci mette a caricarsi? Ma come può metterci così tanto a caricare? Ritorno a togliere la... Ok, non entra niente, è partito. È partito, non mi... voglio sapere come. È partito, non mi interessa, ma è partito. Come non lo voglio sapere. Partito. Ok, adesso concentriamoci su sta corsa. L'abbiamo avuto questo piccolo problema di intesa, che quanto tempo ci mette a generare questa intersezione. Ok, quasi, ok, perfetto. Direi che adesso possiamo iniziare. Ok, lentissimo il caricamento. Allora. Ok. Va bene, ok, così finito. Perfetto.
Ammetto. Ottimo. Ok, gente che continua a uscire dal gioco. Hello to one and all. It's a difficult race with several cobbled sections. Ok, The bikes will finalmente be siamo entrati. severely tested. The E poi mi riders comunico should alla have a gente che hard non day today. desidera. Ok. Ok, non deve uscire. La gente qua non deve uscire, comunque. E adesso possiamo ritornare. Ah, finalmente. Ok. Ok, vediamo cosa mi dicono. Ok, possiamo iniziare così, la tappa. Ok, quindi la devo mettere in pausa. Contro l'alcance. Ok. E adesso vediamo. Ok, mancano in tre. Tra l'altro, ok, poi mi sono dovuto pure bangare. Con sta manina. Non fa niente. Gavi si è collegato. Quindi ne mancano due. Ok, non devono scollegarsi. Questo qua è il problema. Quindi una corsa infinita questa. Una corsa veramente infinita. E infinita. Infinita per un corno, in verità proprio. Ok. Finalmente abbiamo iniziato. Siamo partiti e adesso è il momento di andare. Quindi chiudiamo tutto questo e possiamo finalmente partire. E partiamo. Ok. Ora, ci possiamo concentrare finalmente sulla corsa. E ok, adesso concentriamo sulla corsa. Ok, mi dà fastidio avere questa mano. Però adesso dobbiamo impegnarci e basta. Allora, vai in fuga, Jakub. Vai a vedere se fucked. Che cazzo sono fottuti. Stop è uno. Why? Ah, addirittura la gente è partita. Io che stavo facendo? Stavo bighellonando, va bene. Vabbè, non importa, ma la corsa è questa, quindi bisogna partire immediatamente al contrattacco. Partiamo immediatamente con Bonifazio, Visconti e Pelucchi. Partiamo subito con un attacco molto veloce. Perché Bonifazio tira, no, Bonifazio volendo no, mettiamo direttamente Pelucchi, Cattaneo dietro a Os e Pelucchi. Attento, un attacco. Evidentemente questa è l'unica scelta che possiamo avere in questo preciso istante. E vediamo. Matteo Pelucchi is off. Ok, vediamo se ci lasciano andare. Evidentemente c'è Emre che chiude su di noi. La scorsa sono i problemi di vincere tutte le corse. Ok, vabbè, un attacco sembrerebbe essere andato. Ok, va bene, vabbè, non The mi weather interessa is worse come. than Ma è awful andato un today. attacco. I pity the riders. Ok, quindi. Ok. Pelucchi, Pelucchi, lasciamo a riposare. Solamente che non penso che vada Attack by Cattaneo. Buhani. Perché pensa di tu, divi partire, buoni. Non capisco che senso abbia quello che sto vedendo, ok. Comunque in fuga. Ok. Vediamo immediatamente Titu che tira come un porco. E solamente che lì avanti non sembrerebbe esserci la convinzione. Effettivamente non me ne avevo neanche accorto. C'era un uomo, proprio Emre, che aveva un full team davanti. Christophe Laporte goes on to the attack. Ok. Non capisco che problemi hanno. Ah.
questi qua escono, ma seriamente, porco cane, ma questi qua che cazzo escono, figa? Ma ce l'avete un po' di cibo bello, cazzo? Sapete che se uscite tutto il tempo che avete? Vabbè, lì non ho attaccato. Not me. Chissà, va Solipay, scommetto che Solipay è quel cretino davanti. Con un solo tiro, addirittura mica. Solipay gioca sulla difensiva. Finalmente è maturato quell'uomo. Ok, comunque adesso vediamo di provare un attacco. Ok, di tu tenta di partire Gattitu. No, Gabi, Gabi. Ovviamente ostiva come un coglione. Ostiva come un coglione. Che sfiga che ovviamente quando cazzo attacco. No, quando uno dei miei prova. Giustamente, ok, calma, calma, calma. Ost vinta. Se Ost non vinta, tipo un porcone di quelli. Perché Ost deve rientrare. Ost, quanto cazzo di tempo ci sta mettendo a rientrare? Ost, ti prego, rientra. Ok. E adesso vediamo, ok. Perucchi, facciamo finire a Bonifazio. E questo qua potrebbe essere già un buon attacco, per come si è messa la situazione. Ost, che magari se rientrasse farebbe un gran piacere a tutti noi. E, ok, rientrato. Ha perso un botto di energia. Però, sinceramente non è che sia tantissima l'importanza di questo corridore. E vediamo. The riders have to have their wits Allora, io about them non mi on this convinco, dangerous non me ne section. frego. You never know what's going to happen on cobblestones. Beh, comunque adesso mi devo concentrare, no. Vediamo, perché probabilmente qua ci sono la porta, che la porta non ci serve problema, che dietro c'è Jakub, Kudus, Bauer, ok, dietro sinceramente non mi fa un problema. E l'unico problema che la devo avere, ok, secondo me se continuiamo a attivare questo buon ritmo. Ok, poi mi scrive sto Gavi. Beh, comunque possiamo andare, eh. Ok, chiamo Gabi. Not to train subito. Non fare il treno questo qua, veramente. Comunque finalmente sembrerebbe essere andato via uno. Se è successo qualcosa di interessante. Ok, vediamo assolutamente che. Guardate, abbiamo 55 di tiro attivare Cattaneo. Non credibile, comunque. Davanti sembrava essersi formato il gruppettino. E probabilmente voglio vedere chi è. Quindi Titu è l'unico che sembrerebbe essere rimasto fuori. Però non so neanche quali siano sti corridori. Quali corridori forti ci siano, quali corridori scarsi ci siano qua. C'è Vata, c'è Mendez, non ha uomini forti. Solipay. Che Solipay comunque ha messo anche lui relativamente bene. E vediamo, Titu è quello che è l'unico che si deve incaricare. Titu, non ha senso che Titu stia facendo quello che sta facendo in questo momento, perché si ritrova con un uomo, si ritrova sinceramente, potrebbe essere veramente qua alla fuga a giocarsela, a giocarsi tutto. Quindi io, vedendo che c'è un corridore, poi 76 non è un problema. Jakub, ok, direi di comunque attivare un pochino. Oh, vediamo, magari lo posizioniamo, ok, infatti Tito adesso si mette a tirare leggermente. Ho trovato una situazione comunque in cui adesso preferisco non tirare con Bonifazio perché sinceramente non mi ispira a tirare. E vediamo cosa fa questo Diego Felipe. Oh, abbiamo una situazione di 5 contro 1 evidentemente. E di 5 contro 6 contro 1, che evidentemente dietro va addirittura, sembrano quasi di più il gruppo, la fuga che il gruppo. Comunque davanti ci stiamo attivando veramente, no, stiamo attivando neanche, non tiriamo neanche, ok. Volevo fare un attivatino al massimo con ok. Dice che finisce il treno, vabbè. Non voglio intromettermi, sennò partirebbero subito i geni insulti. Mi devo sforzare, non incazzarmi, anche se sono un cretino. Chi prende ti mette a fare il treno in fuga. Così ogni volta che devi dare un cambio bisogna superare ogni volta tre corridori. Vabbè, non mi voglio intromettere nel merito. Allora,
Comunque, Cattaneo, ovviamente non facciamo le prove alla Fatabo, ovvero che ci stacchiamo e vediamo, eh. Ok, ottima mossa. Visconti, Rieto Bonifazio, Pelucchi li facciamo motivare leggermente. Fabi Gabi Jacob 1, sì. Che cazzo vuol dire di tirare? Ok, possiamo tirare, ma neanche tanto. Anche se qua ci sarebbe possibilità di avvantaggiarsi con la fuga. Boh, comunque però vedo una situazione relativamente semplice. Ok, attenzione il Bonifazio che sembrerebbe di tua staccarsi. E attenzione, un attimo vedere, da un occhio la mappa. Ok, ci sono solamente squadre moving per la strada stretta, perfetto. The weather plays a vital role in any race, Questa è la but when there's a strada. cobbled section, its Attenzione contribution che qua can be sembrerebbe vital. essere If it aumentato rains, leggermente il a rider's beatmello. agility is far more important than when it's E dry. vediamo, con questo ritmo potrebbe essere un bel problema per noi. Radio Tour has Ora, announced a flat Fova, tire for a rider. Bevin, va no, Boivin. Ok, vabbè, anche se penso che un compito del genere non farà leggermente fatica a entrare. Penso, eh. Potresti fare fatica, ok. Beh, comunque. Avevo una situazione di fuga. E personalmente quella situazione di fuga a me piace tanto. Molta gente ha sacrificato un uomo, ok. E vediamo, dove. Comunque se si vuole entrare in azione direi di farlo solo ed esclusivamente di uno di quei tratti là, però non ci sono tratti in pavé veramente lunghi, quello che di cui mi sono accorto. Non essendoci tratti in pavé veramente lunghi, bisogna, non so quando bisogna essere, bisognerebbe attaccare. Quello là, l'unico tratto 2 è quello là. È il, come si chiama? Il Cappelmo, l'unico veramente tratto in pavé duro che c'è da affrontare. Duro e lungo che potrebbe fare una vera e propria differenza. C'è quell'altro muretto, però non ho le idee molto chiare per questa corsa. E vediamo. Comunque, situazione. Beh, tiriamo con Pelucchi. Pelucchi, questa è l'ultima tenata. Comunque là davanti non stanno tirando forte come stiamo tirando noi. Infatti, guarda come tira Jacopo, che così come non ovviamente fai i furbi, faglielo fai i furbi, io non tiro, fine. I furbi li fanno con qualcun altro, non mi interessa. Anche l'ho detto, se tutti tirassimo, questo è quello che sto dicendo, se tutti tirassimo, ci sarebbe un vantaggio, tutti tirassimo sui 70, ci sarebbe un vantaggio sui 4 minuti nei confronti del gruppo. Comunque Tito è una situazione che non è favorevole per Tito. Che non avendo neanche uomini davanti da utilizzare come appoggio potrebbe essere una situazione relativamente complicata. Vediamo adesso. Udus e beh. Ok, MV secondo me non passa. Non è tra i miei favoriti. Ho anche Lombardia. Ok. Ci sono molti, praticamente tutti hanno quei fottutissimi 74, quei fottutissimi collinari. E vabbè, su Ripay è una situazione negli stessi corridoi che abbiamo noi più o meno. E vediamo, di tua, come stiamo vedendo. Come stiamo vedendo, stanno ventando, insomma, stanno leggermente perdendo da dietro. Ovviamente se questo è il ritmo cui andiamo noi, e poi le vittime invece a cui vanno loro. Ovviamente qua stiamo andando sui 60, adesso stiamo andando nettamente più forte, nettamente, sui 65-70. Probabilmente sono io l'unico idiota che va a 70, però fa niente. Fatto i 240, infatti il vantaggio aumenta. E voglio vedere adesso che inizia il pavé, inizia, non è come è iniziata la vera corsa. Come si potrebbe mettere la situazione? Ok. Comunque, ho detto, nessuno sembrerebbe attivare in un modo assurdo.
davanti. La situazione si semplifica. Non si complica per, si complica per Tito, eh. Avoiding a Purtroppo non puncture ci is guadagniamo vital in niente, this type abbiamo of le race. stesse The vite che cobbled abbiamo per sections mean that the l'esterno, riders use tubes that are more hard wearing than those normally used on tarmac. comunque la stessa vetta, quindi conviene mettere un bitmello leggermente più alto, ma neanche tanto, sui 70 con quel bello, appunto. Bitmello leggermente, aggiunto leggermente più alto. Visconti, attenzione ai Visconti, che questo bitmello leggermente più alto, comunque non lo vedo molto bene. T2 tenta di avvantaggiarsi. Visconti si rivolta sotto, vediamo col belli cosa combino. Col belli comunque relativamente semplice la situazione. Attenzione che Cattaneo, mi sono dimenticato del particolare. Cattaneo, grande discesista, quindi difficoltà potrebbero esserci nel seguirlo. Però situazione comunque. Oh, in questo cavolo di strappo di azione dietro hanno recuperato subito 30 secondi. Probabilmente, che ne so, Tito voleva tentare un attacco. Anche se volendo lo potremmo tentare in un attacco, volendo. Dato che il terreno sembrerebbe esserci. Però magari non subito, un pochino prima dell'inizio del pavé. Quindi quando ci sono quei due strappetti. Pavé, ok, ok, ho capito quando, ok, siamo in circa 60 km all'avvio, si potrebbe partire. Vediamo, facciamo partire un attacco a Cattaneo, evidentemente con 72 di accelerazione. Oh, vediamo, intanto io mi limito a cercare di avere un vantaggio relativamente buono in fuga dietro. Comunque non penso che ci siano problemi in fuga per mantenere i corridori. Padde sta una semplice strada in pavé, un fatto in pavé non male, e che ho messo col belli a fare davanti. Fa recuperare un pochino Cattaneo, potrebbe non essere una buona idea, potrebbe non essere una cattiva idea, però vediamo. Come sempre, questo contatto in pavé ovviamente dobbiamo prenderlo davanti, quindi beh, se è un tratto possiamo vederlo come la This year, strada. some sections have seen their Presto, cobblestones ovviamente. refurbished, but I can assure you that it doesn't mean E renewed. vediamo. They still remain a significant Sempre difficulty. sembrerebbe semplice situazione. Cattaneo, col belli, facciamo del solito ritmo cicloturistico per lui. Cattaneo, un pochino di meno cicloturistico. Beh, vediamo che può arrivare a 1 minuto e 30, potrebbe arrivare. Perché non capisco chi è che è partito. Questo Tito, uno dei due uomini di Tito, appunto. Come detto prima, il ritmo è leggermente più ampio, alto dietro, ma neanche tanto, in questo caso neanche tanto. Buona difesa. E vediamo, qualcuno del mio staccato. Un uomo di Tito, va bene. Non ci riguarda, però va bene, un uomo di Tito che ci sta anche. Dunque, quattro uomini in gruppo, noi stiamo tirando, porca troia, e voraccio da parte nostra. Quindi preferisco, ok, una cosa di sto genere. Mettiamo Visconti, anche se Visconti è più discesista, però ok, comunque sembrerebbe esserci una situazione. Ok, provo a provare, tentare un attacco. Vediamo un attacco, perché comunque sempre meno anticipare le azioni, un pochino prima dell'inizio del tratto di pavé. Sì, vabbè, le condizioni ci sarebbero, solamente che bisognerebbe farsi quei 15 km, ecco. Meglio avere sapere che ce la si può giocare in quei chilometri, però vediamo come ce la si potrà giocare. Mettiamo Os come capo del treno. Questa è la condizione che vogliamo mettere. E vediamo. Davanti, dietro, davanti situazione comunque con il mitico Bonifazio che tira. Dietro Os. Ok, comunque. E c'è questo ritmo. Non è salito il ritmo, se c'è questo ritmello potremmo tentare un attaccarlo, perché no? Vittimello lo consentirebbe. Consentirebbe Vittimello, che c'è? We're starting the Guarda te, last third of the volevo race. avere l'energia piena, ok, tu adesso, se non c'è nessuno che si prende
Prende l'iniziativa da Babs. Non me ne frega. Vabbè, comunque prendiamo questo pitmello, vediamo, guarda, se c'è qualcuno che non prende l'iniziativa, o se nessuno prende l'iniziativa, io passo. E vediamo se qualcuno sembrerebbe aver preso l'iniziativa, che ho detto dobbiamo partire su per prima del per bisogna partire, perché là c'è un fatti un bel ottimo. Prima ho detto, avevo detto che dobbiamo partire assolutamente prima del proprio, infatti ero sicuro che qualcuno prendesse l'azione, prendesse carico dell'azione. Davanti nessuno è interessato a tirare, perché hanno molti uomini. E vediamo se diciamo sentiamo un attacco. Sono sicuro che sono i play, vabbè c'è da aspettare su sono i play. Poi non è neanche un attacco, devo dire la verità. Condizioni per attaccare come ho detto ci sono, comunque non sembrerebbe essere facile passare, qua c'è una discesa prima, no neanche, e perché no, lanciamo un attacco vai, e is looking to give the che pack ci è the slip. costato un cavolo, e attiviamo, ci hanno seguito, neanche, qualcuno dietro ha preso un'azione, sì, no, ha preso decisamente pericolazione, però vediamo, infatti nessuno comunque ha si è preso completamente il carico di tutto, infatti quello è un tratto di pave comunque penso molto leggero, boh, infatti dovevo lanciare l'attacco leggermente prima, Bonifazio infatti lo lasciamo andare qua, quanto sotto in pave 6 km, allora possiamo andare ancora Riders 6 km, run Bonifazio lo enormous risk lasciamo of injury andare on qua. cobbled sections, but as the saying goes, it's the Dobbiamo historic provare, races that tanto make the 1600 rider metri and not the other way around. non dovrebbe essere un problema per Cattaneo, ottimo Cattaneo. E vediamo, Bonifazio poco abbiamo fatto, dovremmo ritrovarcelo, intanto continuo a attivare Cattaneo di grande ritmo, tanto finché sono così corti sti muretti c'è neanche il problema, anche se adesso potrebbe accusare da dietro se rientrano, però bene anche tanto, boh, infatti intanto questo attacco più o meno tac, fatto l'attacco più o meno, ho detto più o meno. Puncture for a rider. Albertu infatti cominciano a provare dietro. Fatto l'attacco e più o meno guarda la che aveva vittimo. Grandissimo Cattaneo. Bonifazio subito. Dietro Cattaneo. Ma Cattaneo ha fatto un lavoro fantastico. Poi possiamo dire a Cattaneo. Grandissimo Cattaneo. Un muretto così, cosa? Che problema è per noi un muretto così? Falling behind, a team leader is falling Conosciamo i behind. pibli, assolutamente, non dobbiamo. Guarda qua la situazione, se si mischiano con tutti, quindi direi posizioniamo tutti dietro Pelucchi. E l'unico con cui tiriamo è Bonifazio, assolutamente. Pelucchi, vabbè. Che ha voluto fare un attacco del genere? Boh. Over the cobbled sections, Vediamo a quanto è rider lungo has sto to dato up his davanti, dato awareness un to pavé, ma avoid di quelli falling, and those leggeri. that are on their last legs don't have the necessary physical resources to do so. Guardate, pavé leggero è questo. Sopportabile. Leggero, comunque l'attacco sta andando, meno male,
Oggi ho fatto un evocascio pieno. Attenzione che adesso ci sarà la discesazza. Ochoa. Perfetto, ottimo il ritmo, questa minchia. Che cazzo di azione ho fatto? Boh. Non dico che ho messo fatto, ma penso che ovviamente ho messo fatto. I can tell you that riding on cobbled sections is a real challenge. The racers have to have the talents of a tightrope walker, as the grip of the tires can't be Perfetto, counted on. guardo qua il cappermut che tentava di portarsi sotto la porta. Ottimo attacco, veramente che cazzo di attacco ho fatto. Ho portato in prove finish. E tiriamo leggermente di meno che qua. Bitmello così per recuperare un po' di energia. Così le bitmello più leggero. 15 kilometers remaining. Parte il pavè. Ripartiamo con gli attacchi. Oh, cioè che adesso. Però guarda che non abbiamo ancora vinto, devo dire la verità. Devo dire la verità. Perché se dietro tirano non abbiamo ancora vinto. Infatti penso che non abbiamo ancora vinto per un cazzo. Those guys up front aren't going to be No, chi making too tu many sicuramente friends non ci today. raggiunge. Non lo so se abbiamo vinto, eh. Possiamo dire solo che Tito sicuramente non ci raggiunge. Oh no, 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 Ten non è kilometers fatto to the finish secondo me. line. Infatti non è fatto. Ma non lo so, non è fatto infatti. Anzi no, perché no, no, non lo so se è fatta. Quanto poi potrebbe. We're into the last 5 kilometers. Sicuramente qua sarà giocato solo i play. Non lo so, eh. Forse è fatto, forse. Forse è fatto. Che sfiga. There we go. The sprint is on. Che The sfiga di riders are setting merda. themselves up. Great stuff. Teamwork really paid off and their sprinter brings home the Che bacon. sfiga ci ho We're waiting for the provato. tail Non enders sono who mie le continue to classiche. arrive. Nessuno ha voluto collaborare con me. Che ci posso fare? Che ci posso fare con te? Bah, fa niente. Fa niente, ho provato. Io ci ho provato. Questo è l'importante, provarci. Bisogna provarci sempre. Cosa potevo dire?
Cosa si può dire? Io ci ho provato. Questo è l'importante. Boh, posso sempre dire che adesso mi cresce la connessione. E vabbè, no. Peccato. Forse c'è qualcuno che ha fatto peggio di noi. Spagna 1 di tua Francia. Sì, il polacco, vabbè. Va bene, non importa. Vabbè, non importa, non importa. Potevo andare meglio. Io ci ho provato. Questo è quello che voglio dire, io ci ho provato, non mi interessa. Come il resto, come posso essere andato, io ci ho provato in tutti i modi. Ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso, io ci ho provato. Poi entrare di fare un attacco. Fa niente. Fa niente. Vabbè. Mi ro rosico, giustamente. Rosico. Rosico tanto. Perché come me l'ero giocata potevo fare molto meglio. Poi l'ho gestito. Lasciamo perdere. Però fa niente. Amen. E vediamo. Proviamoci adesso in Lombardia. Se vinco. Siamo dentro. Se vinco, va, ma non penso di vincere. Quindi è ormai andato. Quella sì. Non penso di vincere, quindi vabbè, non importa, non mi importa, ormai è andata. Non sono io, ho detto, questo qua non è il mio modo di giocare da solo completamente. Come cazzo potevo farci? Come potevo fare? Vediamo. Boh. Quale manca? Questo devolve Francia, sì. La Polonia. Comunque, beh, non è stata una brutta corsa. Potevo anche mi rosica, comunque così, me la giocavo sempre così. Non mi interessa il risultato che otterrò. Non mi interessa, non mi interesserà mai. Sinceramente, adesso, mi interessa, però preferisco sempre essermela giocata come io so fare. Ovvero così. Quindi fa niente. Ok. Quindi chi ha vinto l'ultima cazzo? Chi ha vinto? Who won the last? Ok, mi serve sapere chi ha vinto, quindi. Ok, sorry play. Bene. Ora ci vuole che con qualcuno. Ok. 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 Questo qua che dice. Vabbè. Ok. Ok, devo inventarci qualcosa. Ok.
Ok. Quindi sarà duro inventarsi qualcosa, eh? Con uno come con dei giocatori che non sono peraltro la classica. Diciamo che io sono uno che attacca. E finché attaccherò. Oggi è. Che giorno è questo? Ok. Classics. Ok, Classics B, ok. Comunque. Spagna 4, sto qua che vuole la Spagna 4, va bene. Cazzo di Spagna 4. Sicuramente avrei potuto fare. Avrei voluto. Potevo, secondo me, se. Non lo so proprio. Non ho idea di come potevo fare. Vabbè, fa niente. Mi girano parecchio le palle, come si è andata? Parecchio. Giustamente ci posso fare ben poco. Ok. Quindi ho fatto comunque sesto, visto che c'era come si chiama. Vabbè, fatto sta. Dobbiamo inventarci qualcosa assolutamente. Ok. Ok, comunque. Ok, comunque. Io vorrei. Questo è un bel problema, secondo me. Ok. Ok, quindi qua, secondo me. Ok. Ok. Anche questa sarà tosta, parecchio tosta. Lombardia. Vabbè,
Paura ne ho tante, tanta, tanta paura. È andata male, sesto, comunque sesto dovrebbe prendere, se non sbaglio. Vabbè, sesto. Meno male che non ci sono le doppiette. Perché comunque c'è la Polonia che è andata peggio di me. E quindi la Polonia, essendo andata peggio di me, dobbiamo fondamentale. Può attaccare il polacco e batterlo soprattutto. Perché se non battiamo il polacco siamo fuori. Quindi l'unico non sospense vince fine. Quindi l'unico non sospense vince, oppure al massimo fare secondo. Già fare il secondo, ci dovrebbero essere troppe implicazioni. Quindi niente. Troppe implicazioni. E boh, non capisco come certa gente si rifiuti di collaborare. Chi è che mi dice? Porca troia, sti qua che non. Che vogliono richiudere. Si può che dimenticano il roster. Sempre così deve andare. Ok. Quindi andato. Ok, bisogna quindi tentare un attacco con qualcuno. Non so chi. Adesso non mi fa pure entrare Steam. Che palle. Ok, comunque. Quanto tempo ci mette a caricarsi il gioco? Comunque non ha senso che tutti sti qua credono. Ok. Appunto che sto gioco non parte. Ok. Comunque è un po'. La gente che è offline, che non si capisce niente. Ok, io non capisco come mai. Comunque adesso io non ho parole.
Devo mandare una foto sti qua. Ok, finalmente ce l'ho fatta. Ok, qualcuno sembrerebbe. Che scanchersi, non ce la faccio più. Ok, basta, io lo dico. Ok. Ma è possibile che la gente. Ok, sti qua ovviamente non si è capito niente. È comunque pronto a giocare, è pronto a giocare. E il punto è che questi qua non arrivano. Minchia, che casino. Ogni volta ho avuto sto casino. Lo gioco comunque uno schifo, come si può mettere? Come si può? Questi qua che vogliono forse la Spagna 4, questi qua che vogliono la Spagna 1. Ogni volta che io lascio le squadre poi. Impazzisco. Come sei adesso? Minchia, che casino. Guarda, è stancante fare rossa, eh. Ovviamente no. Ok, adesso chi manca? Italy, rest of the world, Francia, Polonia, l'ho messo, ok. Ok. Oh, finalmente ce l'hanno fatta. Oh, mi dico ok.
Dico che dico voglio borsa telegrafica. Dico che devo borsa telegrafica. Va bene. Aspetterò adesso. Altre due. Adesso dovremmo aspettare noi loro. Se vuoi che non mi entra, non neanche. Come si può essere messi così male a sbagliare per le impostazioni? Ok, Jacopo. Cosa vuole adesso Jacopo? Deve rigenerare qui, vai, porca troia, io non ne posso più. Ok, finalmente possiamo andare. Ok, finalmente possiamo concentrarci. Adesso non abbiamo scelto. Attacco sul sovrano. Qua dobbiamo concentrarci al massimo. Un attacco che abbiamo voluto tentare. Che non ci ha fatto. Poteva essere giusto come attacco, però gli ho detto. Purtroppo senza avere i pomidori con cui attaccare. Senza un altro pazzo come me con cui attaccare. Hello and welcome. Tutto Mountain stages are è molto più especially difficile. interesting to watch. It's Tutto è not molto by più chance that difficile. the major events to have marked the history. Tutto è molto più difficile senza un altro pazzo come me con cui giocare. Va bene, adesso basta, ho deciso, adesso basta, ci si impegna e basta. Adesso si attacca, non mi interessa niente. Attacchiamo e vada come vada, io attacco. Non mi interessa sapere come, io attivo tanti di quegli attacchi. 10 secondi per lui. E ovviamente questi qua che gli abbiamo detto di mettere grafica, che manca M, adesso manca solamente T2, no, di T2 manca solo di play, vabbè non importa, non importa, ok, quindi T2 solamente manca, aspettiamo 3 anni e molti anni, parecchi anni, lo so già. Ok, arriviamo. Iniziamo subito con un attacco, direi. Dobbiamo provare tutto. Dobbiamo provare tutto. A Paterski, small group of ok. riders are trying to get Qua clear tenta of di the tu un bunch. colpo molto interessante. Tentiamo con un attacco, evidentemente. Ok, su di pay pure. A Qua si courageous tenta un rider is attacco looking to break immediatamente. away. Qua non mi interessa. Vega il cazzo. Qua ti metto, mi metto a tirare come un porco, non mi frega niente. So già che adesso ci sarà qualche imbecille che tira, lo so già. Ok, non mi interessa. Ok, adesso concentriamoci. E dobbiamo solamente tirare. There's a rider trying to break away from the bunch. Perfetto, che è partito un altro spagnolo. Tito di nuovo. E adesso ci siamo. Jakub e vediamo con molta gente. Allora, il. Posso dire una cosa? Preghiamoci, mandiamo anche Pozzo via. Pozzovivo is off. Di quanto mi interessa, vuol dire che andiamo anche questo via. Vega un cazzo, andiamo questo vivo anche. Vai Pozzo. He's off on his own. The team Parte sponsor won't be l'Anger, disappointed. che parte con Kangert. Quindi Pisciò.
Ok, qua ci vuole la collaborazione da parte di tutti. Evidentemente sta attivando Jakub, eh. Jakub sta attivando. Intanto uno che c'era una mano l'abbiamo trovato, lo Jakub. E va bene, Jakub intanto tira. Pisciò dietro. Ok, poi ho preso i 76, però non mi sembra esserci. In questo caso uno come Colbelli ci è molto utile. Oddio, uno è rimasto attardato. Chi è questo essere? T2 attardato, va bene, non importa. Guarda che potrebbe essere una buona tecnica quella di... Meglio avere sempre due uomini di gruppo, mai uno. Comunque è grandissimo come sta attivando. Però non mi interessa, tanto questo video non mi poteva essere di grande utilità su modo di sommano, quindi meglio che ce l'ho davanti che dietro. Come Gabi qua se la sta giocando male. Vabbè, se non ci fosse Gabi, cavolo. Questi non si rendono conto che è un'occasione pazzesca di mettere un po' di vantaggio, poi ovviamente mi dovranno... Me ne devo... Solamente che mi prendo io tutto, solamente io tutto il peso della corsa, questo è il problema. Nessun altro ci guadagna, però... La corsa è solamente tra me e Gavi, quindi a questo punto. E... Uno come Rangen ti va se servirebbe... Che ti riassico tutto, qua, come scarso, Solipay. Solipay anche lui è l'80, dillo prima, cavolo. Come on, Solipay. Dammi una cavolo di mano. Ok. E lei, Solipay, che cazzo si è staccato? Comunque Fiora non sembra neanche essere messa male la situazione. Solipay comunque anche lui un uomo potrebbe tornare più utile. Potrebbe tornare più utile, che è incredibile comunque Colbelli. Sta attivando pure lui. Ok, Pisciò probabilmente adesso si stancherà. E fortunatamente... Un aiuto enorme da parte di Shoripai. Tito non ci dà una mano, Jacopo, che è l'unico che potrebbe. L'unico che è passivo in questo momento è Mendes, però forte sega di Mendes, sinceramente. Che trainata! Che trainata da parte di Shoripai. Così comunque si gioca, ma non piace come si gioca, come gioca Shoripai. Non li controlla bene i corridoi. Sinceramente. Non li controlla bene i corridoi. Perché la gente non si mette nei panni, non come spendere energia lui, ma come spendere energia l'avversario. Comunque mi sono incazzato per come l'abbia persa prima. Però evidentemente cosa ci possiamo fare? Un bel fico secco, tirate pazzesche di Solipay. Ora sta facendo, non ne ho la minima idea. Basta che si rende utile. E bravo Solipay, fate le tirate assurde. E a quanto pare sembrerebbero dietro, quindi si sacrificherà. Pisciò sicuramente per l'esplorazione, quindi sacrificherà Pisciò, quindi si troverà con un altro uomo in meno, Gabi. E ricordiamoci che potrebbe tornarci utile con un attacco sul sovrumano. E ovviamente c'è un po' di differenza tra... Qua sta facendo Solipay, non lo ne ho la minima idea. Però sembrerebbe di tuo attivare anche Emre. Ottimo, comunque la situazione però si è messa bene. Siamo tutti contro, prima eravamo tutti contro di me, adesso tutti contro Gabi. E ovviamente adesso chi è in vantaggio? Siamo solamente noi. In eccellente vantaggio, lo sappiamo tutti che non ci serve a niente, dobbiamo tutelarcelo bene su di Pay. Tutelarcelo molto bene su di Pay, grandissimo le tirate di su di Pay. Dobbiamo tutelarcelo molto bene su di Pay, questo è quello che voglio dire. Solipay non mi chiedevo come sia possibile che stia facendo delle trainate eccessivamente potenti comunque. Sinceramente troppo potenti le trainate di Solipay.
Tanto che dietro il vantaggio sta continuando a lievitare. 2 minuti, Pichot praticamente morto. Mentre qua abbiamo quindi conseguenza di corridori sacrificati. Dombrowski si saranno sacrificato, quindi incredibilmente avremo una situazione. E quindi a quanto pare sembrerebbe sacrificare due uomini, Gabi. Quindi potrebbe ritrovarsi immediatamente con 4 uomini. Gabi, molto dura per Gabi la situazione. Oggi i francesi sono completamente scemi, i francesi di oggi, completamente proprio molto deludenti i francesi di oggi, proprio uno peggio dell'altro come modo di interpretare le strategie. Titu che manda un uomo in fuga, il più merdoso che ha, non tira. Madua, non mi piacciono oggi, non mi è piaciuto nessuno degli uomini che dei francesi di oggi. Comunque mandiamo Santo Gomito a fare una trenatina. Tanto perché è inutile dover. Ok. Comunque vediamo se comunque continua a attivare. Solipay continua a attivare. Così a noi va tutto bene. Ok, flash salita le facciamo fare a Visconti. E se qualcuno è furbo dovrebbe collaborare con noi. E va bene. Col belli che tira del tutto per tutto. Comunque il ritmo sta calando. Di conseguenza dobbiamo lavorare un pochino con Santa Romita. Vedo che il ritmo è relativamente calato. Chi è che ha attaccato? Solipay? No, Emre, dito Emre che si occupa di un attacco. Potrebbe essere una cosa interessante. Ho voluto fare una. Boh, vediamo, eh. Probabilmente finirà qua la nostra avventura in classica, però non è stata neanche molto malvagia come tech, come state, come avventura. Non è stata neanche molto malvagia come strategia, sinceramente. E vediamo adesso come se la gestisce Rossovio. Porca troia, inculata dal dio. Porca troia, inculata dal dio, porco. Questi sono i classici errori che fa Fravo. Questo è stato un altro cagate che ho fatto io. Wow, ho perso un pochino di energia, ma neanche tanta, non è che tantissima energia ho perso. Va bene. Ho perso un filetto di energia, neanche tantissimo, ho perso un filino di energia. Fa niente. Perché si è staccato Solipay? Ma come possono sti scemi staccarsi? Ma dove ruvete il cervello mentre giocate al PC? Io gioco col cazzo di cervello e sti qua mandano a puttane il mio lavoro. Perché invece di usare quel cazzo di organismo riproduttivo, perché metà anche se non è riproduttivo ti permette di riprodurre neuroni che si chiama cervello, ragionano con qualcos'altro che si chiama culo. Questo è un problema serio. Gabi ovviamente che è un altro che ragiona col culo, ma di quelli potentemente, che avremo The un bel riders will take uno full contro advantage of the tutti, incline caccia to get l'uomo some ragno, oxygen into their 8000 lungs, tuffi but they must Spider-Man, remember to keep ok. their shape. Finita qua. Ale, abbiamo un altro. Qua abbiamo un altro che ferma no, caccia l'uomo. Comunque non voglio scherzare, ma secondo me se avessi motivato, magari un uomo lo devono mettere un pochino tutti, un uomo, solamente che un uomo qua serve per tutti. Perché no, Mendez deve tirare assolutamente, Mendez ne ha pieno obiettivo di tirare. Grandissimo. Posso dire, facciamo fare un'attivatina, perché tanto non mi sembra. Ok, comunque serve un. E stop per riempi. Ottimo. E si ferma, attiva bene nel plotone. Ottima notizia questa. L'ho detto. Devono fare un hangar che è più scemo qua dentro. Adesso diciamo Mendez Relay. Mendez. Ma
Ma devono fare un buon ritmo, non devono stare a fregare noi, cavolo. Buon ritmo da fuga, cavolo. Devono fare il ritmo da fuga, non so se si rendono conto di cosa cazzo sia il ritmo da fuga, cavolo. Un ritmo che possa permettere di andarsene via, non un ritmo di merda come fanno sti qua. No, fanno un ritmo di merda questi, questo è il problema. Fanno un cazzo di ritmo di merda. Sempre che poi dicono alla gente dovete tirare, dovete tirare. Che cazzo tirate, sono stati il culo per giocare. Ah, più vanno avanti, più trovo gente che è costretta a fregare, cazzo. Non è che ci vuole tanto. Soli pay, cazzo, vuoi tirare pure tu? Non è che fermare, fai una buttazione a tirare. Poi sti qua che fanno sto cavolo di treno. È impossibile, ma dove cazzo li andiamo a trovare sti deficienti? Dove li fobim? Sì. Oh, lo so. Beh, guardano me ovviamente. Soli pay. Poi Soli pay è primo. Ovviamente giusto per rendersene conto. Sti qua devono giocare, beh. Soli pay forse è l'unico con cui me la devo giocare. Soli pay non mi piace come gioco. Grandissimo Mendes che ha voluto fare una buona tirata per noi. Emre che tira, non mi chiedere come mai. Tutti questi qua, basta che avevo un pibla. E vediamo, vabbè. Comunque ci ho provato, il punto è che questa gente non ci arriva. Mando un uomo in fuga per risparmiare energie dopo. Potertelo tornare utile. Arabo per loro. Questo è fottutissimo arabo. Ah, che palle. Come se facessi peccato questi qua, eh. Facessero peccato utilizzare il cervello, minchia Mendes. Come se facesse peccato attivare con un ritmo che sai che potrebbe tornare utile alla fuga, non questo quello che mi ritmo. Lo che mi ritmo questo solo di che cavolo ti metti davanti. Qua dietro nessuno sta tirando. Qua nessuno sta tirando, veramente non ho parole. La gente fa cagare, però non sa, non averlo detto quel problema. Non c'è altra gente con la testa come ce l'ho io. Ok, comunque grazie man, grande Mendes che sta facendo delle ottime trainate. Grande Soli Pay. Vabbè. Comunque finalmente stiamo andando, grande Soli Pay che si va. Ha fatto forse un'ottima scelta, ti va. Grande Soli Pay, grande anche Jakub. Ah, vabbè. Comunque E adesso vediamo. Allora, un bel problema. Comunque un bel problema, come ho detto, è penso abbi lei stop, ma che cazzo. Quindi sti qua non tirano. L'avevo detto questi qua c'erano team play sti qua sti spagnoli no dietro nessuno l'ha voluto fare nessuno
ottimo comunque il ritmo e ottimo. Bene, che stanno tirando questi qua. Buon ritmo, comunque qua si potrebbe fare un buon. Si potrebbe stare attenti. We're already at the halfway stage. E adesso chiedo a questi qualche boss per favore, favelo un po' di selezione. Si è attivato molto. Ok, calma, eh. Ma ovviamente che cazzo sia, se no ovviamente nessuno si incarica di attivare, cavolo, questo è il problema. Nessuno usa il cervello, non è che sia io, no, ho tirato sempre io. Possiamo tirare qualcun altro, no, no, no. Questi qua che fanno i ritmi. Da circo. Questi che pensano di essere al circo invece di giocare a PCM. Adesso qualche idiota che si stacca. È sicuro. Qualche idiota che si stacca davanti, così devo di nuovo. Lo so, questo è il CIVCO, non è PCM purtroppo. Dove sei andato al CIVCO? Ecco, no, non è. Se non gioco avevi il PCM, no, no, CIVCO. Questo è il CIVCO purtroppo. Il modo in cui gioca la gente. Appunto che noi stiamo tenendo con Pozzo Vivo, che non abbiamo scelto. So di perché attivo in gruppo, va bene. Per favore dammi un cavolo di cambio perché ho attivato tutta la salita. Grande Solipay, dai un cavolo di cambio, non vedi che. Prendi per favore un cavolo di cambio. Vendi, venditi utile per favore. Bravo Solipay. Bravo Mendez. Bravo Mendez. Ha avuto molta bravura. Bravissimo Mendez, semplicemente bravissimo. Mendez non so come faccia a qualificarsi sempre, ma si qualifica. Bravo Mendes. Ok. Abbiamo un grandissimo vantaggio, eh. E sta tirando come un po', questo di questo che mi Mendes. Molta gente scarsa, non sono quello che hanno sempre i forti comandano. E qua ovviamente anche loro sono in inferiorità numerica. Per favore. Abbiamo comunque, non lo vedo molto bene Nibali, eh. Comunque Pelucchi, buono Visconti, comunque va bene, vedo una buona squadra comunque, vedo una buona squadra e secondo me vedo comunque c'è molta collaborazione tra i due, quindi secondo me Mendes sembra di passare, abbiamo solo i pay. Grandissimo comunque, avevo capito che questi due avrebbero collaborato tra di loro, quindi dietro non c'è grande ritmo, mentre davanti c'è veramente grande ritmo. Bravo Santa Vomita. Bravo anche Emre.
Attenzione che dietro sembrerebbe esserci stato un lievamento di vitro. Dito comunque, beh, la situazione comunque sembrerebbe essere. Relativamente buona. Vedremo, eh. Come ce la dovremo giocare. La giocheremo bene o male. Sta anche curioso vedere come ci giocheremo Nibali. Io non penso. Vediamo se anche se Perucchi resiste sul ghisello o meno. Perché anche quello non è una cosa molto importante da capire. In caso dovesse resistere sarebbe un grande risultato. Se Perucchio esiste sul ghisallo, di conseguenza, più sopra avremo una grande selezione. Se Perucchio esiste sul ghisallo, avremo un uomo Nibali sa più protetto. Molto più protetto Nibali. Attenzione qua, tentano di fare il devasto. Davanti tiriamo come dei matti con Santa Vomita. E qua abbiamo qualche subito il devasto che tenta di piantare, quindi ovviamente proteggiamo subito i Nibali con Pelucchi, non possiamo consumare tutta questa energia. Perde un altro uomo Titu, quindi hanno entrambi molti uomini in meno di noi, hanno molti uomini in meno di noi, fondamentale questo da ricordare. Che cazzo fa Solipay? Quindi Solipay non tira, attiviamo invece noi con We're Santa starting Vomita. last third of the race. Buono Mendez. Quindi probabilmente si sentirà di fare un attacco. Molto probabilmente adesso. Grandissimo il ritmo di Santa Vomita. In caso dovessimo. Questo secondo me è già un vantaggio non buono. Eccellente in vista del ghisallo. Ah, porca troia, Bove con Nib. No, neanche Bove. Un vantaggio eccellente, questo sarà in vista del ghisallo, un eccellente vantaggio tutto questo. Un minuto qualcosa. E oh, quanto pare ci saranno molte sorprese in questo turno. Me e Mendez fuori, me e Gabi rischiamo di essere fuori, più Gabi di me. Cioè, vediamo se c'è qualcuno che mi dà un'attivata maggiore in discesa. Grandissimo Emre che mi ha dato una mano notevole nell'attiva in discesa. Ottima ventrata. Attiviamo così, 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 così e così. Perfetto. Prendi la vuota, ottima vuota, ok. E vediamo come continua a essere il ritmo. Che cazzo fa Solipay? Ok, va bene, comunque situazione. Grandissimo ritmo di. Quindi direi che potrebbe addirittura essere, non dico fatta, ma una cosa del genere. Comunque ottimo lavoro da parte di tutti noi. Direi che non dico una vittoria, ma potrebbe essere quasi come una vittoria. Quindi non dico che abbiamo una vittoria in tasca, anzi. Per niente in tasca, però. Per un conto è la vittoria, un altro conto è il passaggio turno. Per quindi adesso è fondamentale che uno che ha uomini, ha gli uomini giusti qua tiri. Perché sinceramente noi non possiamo continuare. Ok, qua devono attivare, chi ha gli uomini deve attivare. Ovviamente ottimo comunque il lavoro. Chi ha gli uomini l'ho detto. Qua chi ha gli uomini deve attivare. Quindi Mendez, mi aspetto un'attivata da parte di Mendez assurda. Perucchi, mi auguro vivamente che resista qua. Penso che possa resistere. Lucchi deve mantenersi bene. Visconti comunque sta bene pure lui. Sta
Forse mischia di, non vorrei dire palle, però potrei di tuo tentare di, no, sembrerebbe resistere bene per lucchi, senza, sembrerebbe resistere bene per lucchi, resiste molto bene per lucchi, infatti non è ritmo di quelli che fanno veramente la differenza, infatti resiste molto bene per lucchi a quanto pare. Visto che la parte 2 del ghisello ormai è andata, abbiamo fatto più di metà del dislivello. Prova a partire come un ferocio Jakub, come cazzo si chiama lui. E va bene. Le parti più rischiose le abbiamo, con esso ormai, lasciate le spalle. Tira ancora, ma tira bene. Tira ancora, ma tira molto bene. Vediamo, ottimo comunque il lavoro, nessuno più tira. Qua potrebbe essere ormai, non dico una vittoria, però qua devono tirare. Qua devono tirare, qua i favocetti, eh. E tiriamo noi. Tiriamo noi, che qua è fondamentale avere. Dobbiamo avere un interesse a tirare qua, porca troia, l'avevo detto io. Stare attenti, va bene, non stoppiamoci, stoppiamoci, eh. Situazione che sembrerebbe essersi complicata leggermente. Mikhail Forza. Neve is off. Watch out! A team leader is falling behind! The riders are in a portion above 10%. Ok, situazione più complessa del previsto, comunque abbiamo un pozzo vivo che sta bene, quindi questa è già una buona cosa. Io direi di sfruttare in qualche modo questa, poi l'ho detto, purtroppo bisogna, l'unica cosa, bisogna fondamentale Gavi che tenta di andare via. Se qualcuno si incarichi di inseguimento, Cam dice di venire. Come dice il mitico bello figo, fammi, voglio venire. Fammi venire, ok, va bene. Mettiamo tutti e due a 86, 88. E vada come vada a questo punto. Pozzo vivo così e Nibali anche lui spinge leggermente. Se Nibali trova lo spazio giusto. Dimmi che non si bloccano vicende i miei. Ottimo, nessun blocco. Quindi evidentemente, ok, rimane da solo Gavi davanti. Pozzo vivo sta bene. Sì, sembra stare bene. Nibali anche lui. Vogliamo magari Pozzo vivo aumentare leggermente il beat. Magari usiamo il gel. Pozzo vivo comunque non sembrava aver usato lo sforzo neanche tanto. Nibali davanti a ci via. Ok, fammi scrivere subito lo sforzo per entrambi. Anche Jakub, perfetto, tira Jakub. Che cazzo fa Tito? Tito è scemo. They're heading downhill, so they've got to make sure to keep warm and make no mistakes on their trajectory. Perfetto, tirano entrambi. Falling behind! A team leader is falling Tirano entrambi, behind! perfetto.
Ricordiamoci che però... Quindi dietro se non dietro nessuno tira. Mendes, però non mi chiedere come non tiri Mendes. Ok, va bene, il ritmo comunque sembrerebbe essere, ma no, porca troia. Mendes di merda. Questo non è ritmo per rientrare, questo è ritmo da coglione. Dimmi che si fumi il buco, per favore, si fumati sto cazzo di buco. Questo è scemo. Vuole provare a fare questa mossa? E vabbè, non servi di... Attack from a rider. Abbiamo un nuovo attacco, vediamo se potrebbe essere un buon attacco, però niente di che anche questa volta. Perché dobbiamo mollare? E ripartiamo di nuovo. Cazzo ci costa. Attack by pods of Evo. Vediamo se stavolta qualcuno ci chiude. Bravo Gabi. Dietro no, Mendes di nuovo che chiude. Questo cazzo di Mendes che chiude. Comunque Nibali sembrerebbe avere un po' di molta energia disponibile. Quasi full. Ottima energia di Nibali. Che adesso dà frutto tutte le sue energie per andare. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Vediamo Nibali che ha voluto sfruttare in tutti i modi pozzo vivo. E voglio diciamo di attaccare. Ma guardate che cosa li tengo. Guardate cosa mi serve tenerli attivi, visto che ormai abbiamo smesso di giocare da tempo. Beh, cosa mi serve tenere attivi? Comunque vediamo. Se Gabi è viva, potrebbe essere fatto. Comunque grandissimo il ritmo di Nibali, che sta facendo un grande ritmo e... Vediamo, quindi sto di pè sicuramente non tirerà. E vediamo, no, mi voglio farmi inculare di nuovo. Però qua non devono tirare, se fossi ovviamente loro non devono tirare. Non tirerei mai se fossi in loro, There non are just tirerei mai. 15 km left. È da folli qua tirare, non sto scherzando. È veramente da folli purtroppo qua tirare. È da folli non tirerei mai purtroppo. Purtroppo questi qua sono, come si è visto, non tirano. Si devono spostare uno dopo l'altro e vediamo cosa mi tirano fuori. Penso comunque non arriviamo. Ole, viva il team play! Ah no. Gabi, che cosa stai facendo? Non è la fiera del The team play, riders are attenzione. entering the last 10 kilometers of the stage. Non è sta... No, mi dica che stanno recuperando, come si è messo a tirare. Fottutissimo solipè di merda. Viva il team play. Hanno fatto un team play assurdo, hanno fatto. Però non penso che arrivi. Non penso che arrivi di nuovo. Infatti non penso che arrivi, anche se...
Proviamo a gestire l'energia fino alla cima. Però anche se riscolliniamo in cima, probabilmente scolliniamo in cima, non ci serviva niente. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Può ripassare la... The finishing line is not far off as we're into the last descent. Prendiamo la volta di soli per il cazzo. And the final sprint is off. We might be the Vai! first to the line Vai! today. Landa's off. Vai! 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 The victory Sì! to Vincenzo. Sì! Sì! Track markers Sì! are fairly numerous in this difficult race. Sì! Sì! Andiamo! Andiamo! Sì! Sì, cazzo! Che cavolo faceva Solipay? Sicuramente stava tirando per... come si chiama il suo amico? Mendez. Sì! Non mi interessa. Chi ha vinto la scorsa? Solipay? Penso che siamo passati allora. Dovremmo essere passati, quindi. Penso di essere passato. Penso di essere passato, quindi. Penso di essere passato, non ci credo. Non ci credo, quindi sono passato. Sono passato, quindi. Solipay, che cosa hai fatto? Io non voglio dire niente, ma questo è evidente team play tra Solipay e Mendez. È evidentissimo team play, questo. Quindi vediamo un attimo i risultati dell'altra. Comunque penso di essere passato. Penso di essere passato. Che hanno mandato il... Vediamo come è messo Mendez. Passato sicuramente. Passato sicuramente. Passato sicuramente. Sì, cavolo. Sì, cavolo. Sì. Sì. Sì, cavolo. Ma non me l'aspettavo mai. Non me l'aspettavo mai. Andiamo. Andiamo. Sto urlando come un pazzo. Vediamo cosa dice. Vediamo cosa dicono. Che vittoria, non ci credo. Ma non ci credo. Ah, col Brelli, adesso col Brelli vediamo qua la passerella, ma non ci credo. Ma non ci credo. Ma come ho fatto? Ma come è possibile? Ma non ci voglio credere. Me l'hanno detto tutti, il team play, io l'ho detto, provate a fare team play contro di me, io mi frego, io mi frego. Avete fatto team play, hai tirato la volata a Mendez, l'hai tirata a me la volata, e ti ho fregato, anzi non vi ho fregato perché comunque vi siete qualificati lo stesso. Ma che grande vittoria. Ma che grande vittoria è stata questa. Incredibile. Incredibile, veramente. Ma non ci credo, ma come ho fatto? Ma come ho fatto? Io non ci credo ancora. Come ho fatto? Madonna, And here are the cavolo. race highlights that we've selected for you. Allora, adesso attenzione. No, salviamo gli export prima che... Ok. Cosa ho fatto? Veramente cosa ho fatto? Incredibile. Incredibile, non ci credo nemmeno io. Io non ci credo. Io non ci credo. Ma come ho fatto? Va bene. Direi che va bene qua. E comunque un evidente team play tra i due spagnoli. Ma è evidente. Ma a me non importa. L'importante è che sono passato. Non so come, ma sono passato. Questo è l'importante. E va bene. E direi che quindi... Lascio che ai miei amici italiani del team possano godersi la live e va bene. Dai, ciao ragazzi.